Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in una nuova avventura, ma non vi dirò dov'è, provate a vedere se riuscite ad indovinare. L'idea è quella di farvi vedere un po' di immagini di questo luogo meraviglioso per poi continuare con la realizzazione di alcune fotografie. In questo momento sono circa le ore 15, per cui le 3 del pomeriggio, ci sono circa 28 gradi, è molto secco e c'è tantissima luce. Ed eccomi qui in una nuova composizione fotografica, guardate che meraviglia. L'idea è quella di riprendere questa porzione di paesaggio dove c'è l'imbarcazione in primo piano che mi aiuta a dare maggiore profondità alla scena, la costa in secondo piano e poi in terzo piano abbiamo le montagne in lontananza. Le condizioni di luce sono ottimali, guardate il sole, dov'è? In questo momento si sta preparando a tramontare. E quindi in attesa di fare qualche fotografia, qualche scatto anche al tramonto, provo ad effettuare questo scatto. Le impostazioni che ho deciso di utilizzare per questa ripresa sono rigorosamente calcolate sulla base dell'esposizione che mi viene data dall'istogramma. In questo momento sono a ISO 100 perché sono su cavalletto, per cui posso anche permettermi dei tempi leggermente più lunghi. Ho un F11, vediamo di impostarlo, metto F11, per cui lo stogramma mi dice che devo un attimino schiarire e mi porto su un 60esimo di secondo per avere la foto perfettamente esposta. Faccio lo scatto e lo metto subito in sovraimpressione. Guardate che bello questo scorcio, veramente delizioso. Abbiamo tantissime imbarcazioni che riposano in attesa di salpare nelle ore dell'alba per andare a raccogliere il pescato. Questa costa è meravigliosa. In questo momento il mare è molto calmo, come tutte le mattine, mentre durante il pomeriggio solitamente si solleva un po' di vento e il mare è caratterizzato da delle onde molto intense. Guardate che meraviglia, i colori sono spettacolari. E lì sullo sfondo abbiamo il battello che ci porta a fare delle escursioni meravigliose. Ci sono tantissimi scorci come questo, con una vegetazione molto rigogliosa e dei fiori colorati. Guardate questi fiori gialli che hanno il fusto argentato, molto particolari, vicino a questi cactus che crescono rigogliosi grazie alla temperatura di questi luoghi. Passeggiando si percepiscono dei profumi tipici della macchia mediterranea, molto intensi. Qui il fondale è caratterizzato dalla presenza di numerosi scogli, è meglio entrare nell'acqua con delle scarpette dedicate per evitare di farsi male. Si intravedono tantissimi pesci di tipologie diverse e la temperatura dell'acqua è particolarmente piacevole. Un'altra cosa che caratterizza questi luoghi è il canto dei grilli, veramente incredibile. Sembra veramente di sentire un'orchestra che ci dà il benvenuto quando passeggiamo lungo queste rive meravigliose. Guardate che belli che sono questi fiori. Hanno un colore che va dal rosa al rosso carminio, bellissimi.
Guardate che bella che è questa baia. In questa zona ci sono numerose callette, tipo questa, dove l'accesso al mare è anche molto tranquillo. Ci sono meno scogli e c'è un po' di sabbia. Qui c'è una pineta meravigliosa dove si può fare una bellissima passeggiata. Guardate che mare, spettacolare. Realizzare degli scatti fotografici con queste condizioni di luce è sicuramente intrigante e molto affascinante. È sempre bello provare a cimentarsi nella fotografia provando a trovare prospettive nuove, diverse. Utilizzando magari anche obiettivi diversi, perché se come tutti noi non abbiamo la possibilità ogni giorno di trasferirci e di andare in location nuove, ecco che solo cambiare l'obiettivo e la prospettiva, ad esempio da dove fotografare, dal basso, dall'alto, in obliquo, può creare delle situazioni e delle condizioni di ripresa sicuramente diverse e nuove e anche a volte molto interessanti. Cari amici, vi posso assicurare che il bello deve ancora arrivare perché il cielo si sta colorando di un colore tipico del tramonto, per cui penso che fra un'oretta, massimo 1'10, avremo delle condizioni fotografiche eccezionali. La cosa molto interessante di questa baia è che a seconda dell'ora del giorno possiamo trovare un mare perfettamente piatto e levigato come in questo momento, oppure un mare mosso, impetuoso, quasi che brontola, molto molto bello e molto anche, se vogliamo, difficile da poter dominare. In questo momento ho identificato questo spot fotografico dove ci sono queste meravigliose pinete che sembra quasi facciano da cornice naturale al sole in secondo piano. Proviamo ad effettuare la fotografia, vediamo un attimino l'istogramma com'è. In questo momento ho le luci ben esposte, per cui vi metto subito dopo lo scatto realizzato. Guardate la bellezza e l'imponenza di questi pini. Riuscire ad effettuare delle fotografie esposte correttamente con queste condizioni di luce non è sempre così semplice perché nella parte alta del cielo abbiamo la luminosità chiaramente del sole che sta tramontando, mentre nella parte bassa rischiamo, facendo soprattutto le fotografie in controluce, rischiamo di avere tutta la silhouette nera, per cui ci sono più strade o vado ad esporre per le luci, cercando poi di rialzare quanto più possibile la zona sottoesposta, oppure faccio due scatti e poi con una doppia esposizione e poi in post-produzione in camera bianca cerco di sistemarli. Però guardate che bello che è questo luogo, è veramente qualcosa di incredibile. Guardate l'acqua. Ha dei colori meravigliosi, si sta iniziando a tingere di rosso, ma soprattutto è limpidissima, talmente limpida che si vedono i pesci che la popolano, quasi da bere, guardate, veramente uno spettacolo della natura. Tra l'altro il profumo di salsedine è molto forte e regala veramente delle emozioni non solo visive, ma anche olfattive. Veramente delle belle sensazioni.
Qui tutta la battigia è caratterizzata dalla presenza di ciottoli. Ci sono poche spiagge di sabbia, però devo dire che questi ciottoli sono molto arrotondati e confortevoli. Guardate, ci siamo quasi, fra poco arriverà la magia. Il video di oggi è realizzato in una location sicuramente diversa dalle abituali. Sono al mare, non sono nelle Dolomiti, casa mia, però ho pensato di realizzare alcuni interventi proprio per raccontarvi un po' anche questi luoghi magici dove si possono fare delle fotografie veramente incredibili. In questo momento mi sono posizionato in questo spot fotografico. Guardate, c'è questa linea guida del pino marittimo che lascia intravedere sullo sfondo un tramonto debole ma che sta iniziando a formarsi. Il sole è esattamente dietro ad una nuvola. Aspetterò qua finché scenderà al di sotto di essa. Questo dovrebbe consentire all'immagine di infuocarsi. Io credo che fra una mezz'oretta massimo tutto il cielo diventerà di un colore rosso acceso veramente fenomenale. Guardate dove mi sono posizionato in questo momento. C'è il cielo che si sta tingendo di color salmone con queste nuvole che sembrano quasi le pennellate di un artista. Tra l'altro, la parte più bassa del cielo ha un colore più intenso, con delle tonalità più contrastate, mentre nella parte più alta questo color salmone è più caratterizzato dalla presenza di gialli, gialli ocra, con una tonalità molto più chiara. Veramente bello. Metto anche questo scatto e vediamo com'è venuto. Che posso dire, cari amici del canale? Spero che anche questo video vi sia piaciuto. E vi do appuntamento a sabato prossimo alle ore 18. Fotografia, trekking di montagna e anche a questo punto di mare. Seguitemi sul sito andreacostagallery.com dove potrete rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e dove trovate tutte le fotografie in alta definizione pubblicate. Ciao a tutti, a sabato prossimo.